Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Kirby Adventure Wii. Continuiamo con il mondo 3, spiaggia sorbetto. Oh, che bello, le palme, la spiaggia, il mare. Oh, questi livelli sono proprio rilassanti. Eccetto per i nemici, ovviamente. Beh, io sono un pinguino, King Daredè. Un pinguino su una spiaggia non stanno mai bene le due cose insieme. Quindi speriamo che tutto vada per il verso giusto. Ok ragazzi, continuiamo. Comunque ragazzi, vi volevo dire che avevamo registrato numerose parti di Kirby Adventure Wii, sì, di Super Mario 3D Land, e sta arrivando una nuova guida, non vi voglio dire nient'altro. Quindi ragazzi, in queste settimane caricheremo soprattutto questi giochi che registriamo con Pinnacle. Va bene, facciamo un minuto, una settimana di pausa, ecco. Comunque, tornando a Kirby Adventure Wii, questo livello non è molto difficile. Basta prendere il potere ghiaccio per congelare i nemici e si fa strada tra i nemici molto facilmente. Poi con il mio martello niente può sfuggirci. Vedete lì? Ti consigliano di avere il potere ghiaccio. E che cosa servirà mai? Non lo so proprio. Ah, sì, soprattutto penso sia a congelare il fuoco, penso. Ecco qua, vedete, il nostro amico ha pure perso il ghiaccio. Vabbè, ma non fa niente. Ok, torniamo indietro a prenderlo. Ho sempre quelle noci di cocco, mamma mia. E poi la cosa bella è che ricrescono. Ok, stavolta ci penso io ad eliminare questa pianta. Così il nostro amico può continuare. Perfettamente. Vabbè. Oh, qua purtroppo non c'era niente, va. Che disdetta. Oh no, il ghiaccio sta... Adesso dobbiamo pure ritornare indietro, che delusione. Va. Sempre le solite noci di cocco. Oh no, Kirby, non morire, forza. Oddio, queste cose. Quanto le odio le noci di cocco. Oh. Va bene, adesso si fa strada il nostro amico Kirby, perché Kinderled è un po' stanco adesso. Ok. Beh, adesso il fuoco non è più una minaccia. Lì c'è un bel un-up, per fortuna. Ok. Giù nella voragine. Ok, lo prende Kirby, che... King Dedede non vuole fare più niente adesso in pausa. Ok, c'è un bel cannone. Oh, che bello questo gioco comunque, ragazzi. Veramente uno dei migliori giochi per Wii che sia mai uscito, secondo me. È veramente divertente giocarci. Cioè, io e il mio amico Lorenzo ci facciamo le meglio risate quando giochiamo a questo gioco. Quindi è sempre un divertimento. Perché poi è coinvolgente come il gioco, ti coinvolge proprio. E aumenta lo spirito di collaborazione. Qua non c'è neanche un ingranaggio tra le palme. Speriamo di non essercene dimenticato qualcuno indietro. Vabbè, torniamo. Ecco, vabbè, la noce esplosiva è epica. Vabbè, il nostro amico va a prendere pure il potere ghiaccio. Che abbiamo da perdere? Ok. Forza! Quella nostra bella stella. Raggiungiamo il prossimo segmento. Dove finiremo mai? Vediamo un po'. Ah, vabbè. Adesso servirebbe Kirby ombrellino. Che strano. Chissà a che cosa ci potrà servire. Ah, sì, magari a levitare nell'aria. Penso proprio di sì. Però dovremmo andare con più calma, perché se ci lasciamo indietro qualche ingranaggio è la fine. Forza, amico Kirby. Ma non sembra esserci niente, però. Che strano. Poi hai sempre il terrore di lasciartene qualcuno indietro, quindi esamini metro per metro quadrato. La cosa diventa alla fine un po' snervante. Ah, vedete lì? C'era qualcosa, sì. Forse abbiamo trovato una piccola grotta. Oh, non c'è un ingranaggio comunque, c'è soltanto una stella. Che peccato. Forza Kirby! Vabbè. C'erano le monete. Ucci ucci sento odor di ingranacciucci. Oh mamma, guarda qui barracuda. Poi di colore verde. Vabbè, adesso torniamo un po' indietro per vedere se ce ne siamo lasciati qualcuno indietro. Oh no. Vabbè, sentite ragazzi, io la valla spacca. Adesso entriamo nella porta, tanto non penso ci sia qualcosa. O se c'è, non temetelo, andremo a recuperare successivamente. Ma che strani pesci sono? Sono ragno... Sono un miscuglio tra insetti e dei pesci. Wow.
Il potere tornado, avete visto? Beh, non serve proprio a niente in questi livelli acquatici. Però dai, prendiamolo. Almeno il nostro Lorenzo avrà un potere. Ecco, noi vedete, prendiamo sempre i poteri dai nemici quando il gioco te li serve su un piatto d'argento. Ah, qui il potere tornado, vedete, serve a distruggere le noci infuocate. Oh mamma mia, non ci sto capendo più niente. Ah, un bel cosciotto di pollo, per fortuna. Il nostro Kinder Ede era parecchio affamato. Continuiamo l'esplorazione. Speriamo di arrivare alla pensione. Va bene, continuiamo. C'è qualcosa, qualcosina? No. Ma che strano, neanche un ingranaggio fino ad ora. Allora penso veramente ci siamo lasciati qualcuno indietro. Bah, sott'acqua neanche c'è niente. Mamma mia, dove stiamo andando? Un'altra bella noce di cocco. Oh mamma mia, forza Kirby. Kirby tornado. No, non c'è proprio niente. Sono proprio tirchi qua. Qua ci sta una bella petta. Io l'ho distrutta come sempre, oh mamma. Oh. Adesso non possiamo più prenderla, va. Dovremmo andare un attimo avanti e poi tornare indietro. Per forza. Ok. Ok, Kirby, torna indietro. Fai quel che devi fare. Kirby lancia! Perfetto. Un bottone. Non c'è comunque niente là sotto, che disdetta. Ah, che c'era? Tarzan. Una specie di Tarzan. Qua non c'è niente. Un altro pulsante. Ma non c'è comunque niente neanche sott'acqua. Una cosa veramente strana. Eppure abbiamo esaminato metro quadrato per metro quadrato. La cosa mi puzza un po'. Ecco, forse è qua sotto, ragazzi. No? No, non penso proprio. Che disdetta anche qua. Il potere frusta. Beh, con questo sono sicuro che qualcosa prenderemo. Oh, abbiamo sbloccato una porta. Speriamo ci sia veramente qualcosa. Ah, un bel ingranaggio. Ok. Forza, qua che cosa dobbiamo fare? Ah, uno deve stare sotto e premere i pulsanti, sì. Quindi va il nostro King Dedede, suppongo, sì. Opplala, opplala e opplala, perfetto. E abbiamo preso il terzo, il quarto ingranaggio? Ah no, il primo! Oh, meno male. Pensavo di essermene dimenticato indietro tutti quanti. Oh mamma mia, speriamo proprio di no. E adesso dobbiamo trovare anche gli altri. E qua la cosa si fa interessante. Ok, assorbiamo il potere ghiaccio e continuiamo la nostra esplorazione. Di questo livello sembra veramente interminabile. Penso di non aver mai incontrato dei livelli così lunghi qui. No. Beh, ma era anche chiaro, man mano che si va avanti con il gioco i livelli diventano più complicati. Beh, meglio aggiunge quel pizzico di brio che ci voleva. Un'altra noce di cocco. Qua non c'è nient'altro. Noi sempre a setacciare ogni area. Bah. Faremo bene o faremo male. Qui non c'è un bel niente. Che strano. Oh mamma mia, no. Questa specie di totem, mamma mia. Andiamo avanti comunque. Ah, forse ragazzi mi sta venendo in mente qualcosa. Qui c'è un'abilità speciale. Ecco qua. Spiegato tutto. Che cosa? L'abilità palla di neve su una spiaggia deserta? Ah, questa cosa mi puzza un po' di bruciato. Ma speriamo che non si sciolga. Che bello. Avete visto questa abilità? Ma è veramente carina. Poi vabbè, l'acconciatura di Kirby è veramente è veramente spettacolare. Va. Oh mamma, io avrei detto Kirby gelato più che altro. Questo potere serve veramente a molte cose. Oddio, speriamo di non cadere di sotto, mamma mia. Oh. Vabbè, con questo potere possiamo farci strada tra i nemici, quindi no problem. E quindi ci sarà anche Phoenix Fairy in questo
in questo mondo. Ah, sono contento, non lo vediamo da un bel po'. Ok. Dove è finito il nostro amico? Vabbè, io sono rimorto, ma chiaro, che posso fare? I pinguini non volano! No, oh, noi pensavamo di trovare lì la frattura di Phoenix Fairing, invece. Dove sarà mai? Continuiamo. Tutto tranquillo per ora. Troppo tranquillo. Qua non c'è niente. Eccola! Come si suol dire, bingo! Perfetto, entriamo subito nella frattura dimensionale. Oh mamma, questa volta, oh no, l'oscurità parte dall'alto, quindi dobbiamo veramente sbrigarci. Oh mamma mia, forza Kirby, forza! Sempre questi funghi tra i piedi. Bah. Beh, se troviamo qualche fungo porcino potremo ricavarci anche un po' di soldi, ma i funghi normali non penso ci facciamo qualcosa, no. Ecco, adesso qua stavamo rischiando veramente brutto. Ok, forza, muoviamoci, mamma mia, questi spilli maledetti. Ok. Mamma mia, oh no, anche i pezzi acquatici, no. Dai, vi prego, dateci un po' di pausa. Opla. Eh sì, vabbè, quello è troppo cresciuto. Ma guardate. Vabbè, noi ci gettiamo direttamente nella folla. Un bello un up, forza Kirby. Ah, vabbè, qua non l'abbiamo preso. Non ci conveniva molto. Ok, forza Kinderide. Perfetto, scendiamo giù, vai Kirby. Ma quanto dura? Anche i funghi troppo cresciuti adesso. Ma che cos'è questo livello? Siamo in una specie di fungaia, ma che cos'è? Dalle stelle alle stalle. Scendiamo giù, dai, speriamo sia finita. Forza Kirby, fatti caparra. Oh, adesso rincontreremo la nostra vecchia fiamma, Phoenix Fairy. Abilità tornado o abilità spada? La io direi proprio abilità spada. Ma per provare prendiamo l'abilità tornado. Chissà il buon vecchio Phoenix Fairy che cosa avrà da dirci. Questo bel giovanotto. Vabbè, sempre i soliti attacchi qua. No, forse comunque l'abilità tornado si è rivelata veramente molto utile. Perché il nostro Lorenzo, visto che non deve morire con l'abilità tornado, è invulnerabile. Quindi bye bye Phoenix Fairy e la tua cacca di fuoco. Perfetto. E abbiamo ottenuto anche gli altri due ingranaggi, le sfere di energia del livello 3-1. Beh, perfetto, stiamo andando benissimo. Anche nel mondo 3, il primo livello, abbiamo preso ogni cosa. Beh, dire che è un bel risultato, che dite ragazzi? Oh, che bello. Finalmente aria pura. Beh, adesso direi di concludere questo livello che è durato già fin troppo. Oh, che bello. Ecco qua la porta. Usciamo finalmente. Oh, mini gioco. Salta, salta con boing boing. Vediamo chi vincerà. È il grande pinguino che non sa volare. Beh, ovviamente il nostro amico Kirby ha sconfitto più nemici e ha preso più monete. Questo glielo dobbiamo concedere. E allora ragazzi, per questa puntata di Kirby Adventure Wii è tutto. Ci vedremo in una prossima puntata. Wow, abbiamo sbloccato colpisci il robottone. Ciao ciao!